Buongiorno, stazione centrale qui in Honduras, a Comayagua, per prendere il bus direzione Amatillo. Questo è il bus per il confine con il Salvador, direzione San Salvador. Madre mia, ragazzi, sta una manifestazione. Ora il bus sta cercando di passare dall'altro lato. Madre mia. Stiamo cercando di fare la stessa cosa delle auto, ma è impossibile. Vediamo se riesco ad arrivare. Sottofondo di Bachata, missione completa. Vamos. Camminando nel centro dell'autostrada. Manifestazione superata. Strade alternative. Qua in Amatillo, ora tutto che si può dire in autostrada, può stare 5 minuti da qua e poi vedo la frontiera cosa regalerà oggi e dopo la frontiera come la situazione. Al controllo immigrazione. Bisogna fare prima questa fila perché non lo sapevo, ma c'è uno scambio di commercio tra l'Honduras e il Salvador, quindi è molto trafficata. E qui è dove avverrà il passaggio della frontiera. Ah, ho solo 10 dollari, perché qua in Salvador si usano i dollari, solo 10 dollari per fare tutto, quindi spero che mi bastano. Ora vediamo. E ufficialmente sto marcando e sto oltrepassando il ponte che collega l'Honduras al Salvador. È più emozionante farlo in frontiera, in piedi, che su un aereo. Questo è il confine che separa l'Honduras da El Salvador. E in tutto questo, per l'emozione di essere qui, non ho chiesto dove devo prendere il bus. Diretto o non diretto? 10 dollari. 10 dollari e devo mangiare. E arrivare a destinazione, obiettivo. Non pensavo che mi rimanesse così poco, ma in Honduras ho speso veramente niente. Ho fatto un prelievo di 50 euro, mi sembra. Comunque il controllo è veramente velocissimo. Mi sembra senza timbro. Solamente il controllo delle impronte e via. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, il documento, per favore. Sì. Passaporte. Passaporte, sì. Sta qui. ¿Hacia dónde se dirige?
Ah, San Salvador. El sello de entrada y salida de Honduras. Sí, esto es Honduras. Esto es ahora. Ahora. Es el control aquí, ¿no? Esto. Aquí está bien pálido. Bienvenido, pase a ventanilla, carril derecho. Sí. Hacia tu registro migratorio. Ah, muchas gracias. El bus está, ¿no? Esto no, pero creo que ahí está. Ah, voy preguntando. Muchas gracias. Gracias. Otro control. Vamos, vamos. En San Salvador. Ah, bienvenidos. Niente, easy. Ora c'è solamente da scoprire quest'altro pezzo di mondo. Ufficialmente in El Salvador. Bienvenido. Paolo. Ah, non vedo bus qua. Vamos preguntando. Es prohibido y va grabando todo. Ah, es prohibido. Sí. Ah, non se può. Pero allí si te guarda te molesta. Ah, sí. No me dice nada la policía. Migración no tengo nada. No, no. Nada. Parece que regañan a la persona. Ah, sí. Muchas gracias a mí. Es prohibido. La policía non ha detto nulla, quindi penso che vada bene, no? Onesto. Ah, vedo bus. Vado a chiedere. Primo obiettivo raggiunto. Primo bus per Santa Rosa. Impiegherà una mezz'ora per arrivare. $2, quindi ne rimangono altri. Dopo Santa Rosa devo chiedere quanti altri bus mancano per arrivare. È il più economico per arrivare a San Salvador. Piacevole questo bus, fatto bene, musichetta, buonissima gente. Vicino al finestrino. E poi di più, niente. Altro bus diretto per San Salvador, costo $4. C'era un'opzione più economica con bus ancora più locali, però c'era da fare un'altra fermata a San Miguel. Alla fine non era tanto più conveniente perché avrei risparmiato credo $1.50 e ci avrei impiegato il doppio del tempo, quindi budget rimanente $5, penso che sia più che sufficiente per prendere un altro bus qualsiasi posto mi lascia e arrivare in ostello, perché sono già le 3 passate qua, quindi ora non so quanto è il tragitto, ma si farà un pochettino tardi. Vamos de nuevo. No, gracias. Dopo 10 ore arrivato qui al terminale dei bus di San Salvador. Ora in molti mi hanno sconsigliato di prendere il bus a quest'ora, partito alle 9 da Comayagua.